convertí en demonio, me han echado de la tierra. Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. Abrazarte hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Cosa? Ma di che parli? Di che stai parlando? Non so di che parla. Ho provato a chiamare Pablo per dirgli che andava tutto bene, che ero qui, ipocrita. Però... Ipocrita! Ehi, un momento... Ma quale ipocrita? Sta zitto! Me ne vado! Calma, restituisci i soldi o non ti muovi di qui. Esattamente. Che stai dicendo? Io non ho i soldi di qui. Ma sì, d'accordo, non hai i soldi. Ferma qui. Scuola ci torni domani. Ridacci i soldi, servono per una buona azione. Ridacci i soldi, capito? E va bene, d'accordo, va bene. Ce li ho io. Dammi, dove? Dammi. No, ce li ho a scuola, in camera nostra. Bene, andiamo a prenderli, vai, forza. E tu sei un bugiardo. Ehi, che bugiardo, piangere. Ti aspetto fuori, Maritza. Io non so. Sì. Non capisco davvero di cosa parli quella lì. Non io ho fatto solo quello che mi avete chiesto, niente di più. Va tutto bene, va tutto bene, ti credo. Torniamo a scuola, prendi le tue cose, dai. Allora, se il bacio che mi hai dato in discoteca non era uno scherzo, vuol dire che provi qualcosa per me. Possiamo cambiare discorso, non parliamone più. Non la smetto se non mi dici perché non vuoi uscire con me. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Sì. Sei arrivato con una foto tua da dare a Sol, te lo ricordi questo? In quel momento ti piaceva Sol e io credo che ti piaccia ancora. Ma adesso sono qui con te, perché mi piaci tu. Ma oggi sei venuto a cercare lei? Mi ha chiesto di accompagnarla a prendere delle foto. Ero con lei quando le ha fatte e dovevamo andare a ritirarle. Non volevo lasciare le cose a metà. Davvero? Solo questo. Brutta cicciona. Che cos'hai? Niente. Scusami, Leo, ma non posso. Aspetta, Feli! Pablo, fuori non c'è. Nemmeno qui, non so dove sia. E se fosse andato via? Ma figurati, quello è mezzo matto, sarà da qualche parte a piangere. Va bene, calmo, continuiamo a cercare. Sì. Va bene, grazie mille, se lo trovo vi avviso, ma prima lo uccido. Ciao ragazzi. Ciao Pablo. Beh, come state? Che ci fate qui? Beh, veramente volevamo chiederti dov'è Javier, lo stiamo Tomas, cercando. Che c'è? Stavo per chiederlo a Tomas, dov'è Javier? L'hai visto? Javier, era qui, vero? In giardino? O in piscina? Pablo, dimmi immediatamente dov'è Javier. Io, senti, fammi... No, devo andare. Subito qui. Senti, ti ho detto chi è qui. Eccolo lì! Ciao mamma, ciao. Ehi, ragazze, ferme. Da dove venite? Dai, tu inizia. Dove eravate? Forza, sbrigati. Siamo andate a fare un giro con Javier. No? Sì, ecco, hai visto un giretto. Non è quello che mi avevi detto. Ma che io? No, tu. Aspetta, ora ti spiego. È la tua responsabilità, Pablo. Dovevi restare con lui, sì, è tua responsabilità. Sì, ma Pablo deve studiare, lo sa che ha la testa dura e deve studiare di però più. Andiamo, te lo chiedo per favore, lascia. Ma Pablo, perché non puoi fare le cose per bene questa volta? Non mi posso mai fidare di te. Sai cosa? Non me lo lasciate più, Così evitiamo qualsiasi problema. No, non lasciatelo più. Va bene, ho capito. No, non è come pensi, Ness. Perdonami, tu non hai capito, quel ragazzo diventerà tuo fratello, Pablo. E tu devi fare quello che ti dico io, bene, devi prenderti basta, cura di lui. Basta, per favore, basta. Se i ragazzi non vanno d'accordo... No, non è così, non è che non vanno d'accordo, è lui che ha problemi. Tuo figlio ce la sta mettendo tutta, ha tutta la buona volontà. Maritza, che c'è? Posso parlarti un attimo? Sì, dai, che vuoi? No, ecco, sai, stavo pensando a Sol, che ha detto che sono un impostore. Che voleva dire? Sol, non preoccuparti, quella è una stupida, non ci pensare. No, ecco, io se ho fatto qualcosa non di male vorrei saperlo. Non hai fatto niente di male, veramente, va tutto bene. No, io volevo solo telefonare a Pablo, solo questo. Va tutto bene, lascia perdere Pablo, basta, d'accordo? Va tutto bene. No, a me piace, è un ragazzo fantastico, non voglio creargli problemi. Ma fantastico, non esageriamo. Fra quelli che conosco mi sembra il migliore di tutti. Tu sei il migliore di tutti. Gloria! Che succede, Rivarola? Devo parlare col signor Dunoff. Prima si dia una bella calmata, lasci passare? Eh? Ma lei non capisce, no, è urgente, Rivarola. Devo parlare col il direttore. Il signor Dunoff non c'è, è andato via, torna domani. Rivarola, posso aiutarla io? No.
Ma dai, amore mio, smettila. Se solo restituisci i soldi della lotteria, dov'è il problema? Non è una tragedia, che succede? È che questa storia ha creato scompiglio a tutti quanti. Ma tu che hai? Sei così strano. No. No. Stai pensando ancora al nostro incontro andato male? No, no, non è per quello. Non più, l'ho superato e ora sto meglio. Ci sto provando almeno, è stato un momento difficile, ma ora sto meglio. Ma allora, che hai, amore mio? Mi sembri di cattivo umore, distratto. Che ti sta succedendo? E va bene. In realtà stavo pensando che... lo sapevo, dimmi tutto, dai, dai, racconta. Ho parlato con tuo padre. E? Mi ha detto una cosa fantastica. Ah, sì, e che ti ha detto? È innamorato. No, 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 come puoi dire una cosa del genere? Oh, amore mio, non fare la bambina, non te la puoi prendere per questo, no? No, no, non me la prendo, ma se è davvero innamorato di quella cicciona che ti ho detto, io non posso accettarlo. Qual è il problema, amore mio? Vuoi scegliere tu le fidanzate di tuo padre? No, devono piacere no, a te. No, però voglio conoscerla, voglio sapere com'è, voglio che me la presenti. Mio padre è un ingenuo, capisci? Mia, mia, Solla ti ha portato i soldi, sì o no? No, no, ancora no. Andiamo a cercarla, Pablo, allora, che fai? Pablo, no, non andatevene, devo parlarvi, già che siamo tutti e quattro qui. C'è un problema con Johnny. Cosa? Oh, che succede? No, dai, forza, che succede? Parla. Bene, ecco... Ho dovuto dirgli che tuo padre non vuole che tu suoni e non l'ha presa per niente bene. Non vuole Cosa? Avere problemi con il sindaco e c'era da aspettarselo. Ma no, ce la stavamo cavando bene. Mio Pablo, padre non sospettava niente. Tieni fuori un po' di fegato e parli con tuo padre. Tu non una preoccuparti volta perché ci sì, penso. Ci pensi tu, magari fra 40 anni possiamo suonare allora. Non ci posso credere. Va bene, calma, diamoci una calmata. Ho già raccontato tutto a Sabrina e mi ha promesso che farà tutto il possibile per risolvere sì, questo problema. Speriamo che ci aiuti. Sì, andiamo, Mia, andiamo. Ciao. Brutta cicciona. Feli, hai visto Sol? No, che c'è? Che succede? Ha confessato di aver rubato i soldi. Già. E ve li ha ridati? No. No, ha detto che veniva qui a prenderli. È venuta? No, sono qui da un po' e non l'ho vista, ma voi l'avete lasciata andare? Ci ha fregato. No, stiamo calme. La vado a cercare e vedrete che mi ridarà i soldi. Non preoccupatevi. Ai! Devo prendere una cosa per Sol. Dove si è cacciata? In camera mia. Le ho detto che può restare lì perché voi le rendete la vita impossibile. Non fate scherzi perché tanto si è chiusa dentro, ok? Prima o poi dovrà uscire. Domani, quando la vedi, dille che mi deve restituire tutto quello che ci ha Diglielo rubato. Diglielo tu, carina! Dov'è Vico? Che fai? Si sta bene qui fuori, no? Sì, sto prendendo un po' d'aria, quindi lasciami in pace. D'accordo, ho capito. Ti lascio stare subito, va bene? Bene. Ehi! Tato, finalmente! Sono venuto subito, appena hai chiamato. Ecco qui. Vediamo. Ti ho portato un lettore MP3. Vedrai che ci fai un buon affare. Tieni. Benissimo. È ottimo. Ovviamente una parte è per me, no? Sì, sì, però non hai nient'altro perché questo non mi basta. Sì, sì, ho anche un lettore CD, ecco. Vado a te allora. Dai. Con questo forse ce la fai. Va bene, dai. E poi appena ho i soldi, appena ce li ho te li do e comunque se trovi altra roba portala perché ne ho bisogno. Ancora? Sì. Va bene, allora te la porto. Prendi. Bene, grazie. Ciao. Ehi. Ehi, aspetta. Dove vai? Cioè, mi dici che hai bisogno di me? Io mollo tutto quello che stavo facendo per correre qui e tu te ne vai così, senza neanche ringraziare. Beh, ma io ti ho già detto grazie, Tato. Sì, ma io mi riferivo ad un altro genere di grazie. Cosa? Oh, aiuto! Ma cos'è? Oh, no, ma cos'è? No. Che cos'hai? È troppo, Franco. Non avevo mai provato una cosa così intensa. Io nemmeno. Passo tutto il giorno a pensare a te, sono disperato. Ma anch'io. Non faccio gli allenamenti, non provo. Mi sento sempre così intontita. Stessa cosa, sospendo le riunioni, non vado a lavorare. Amore, mi dispiace solo per Maurizio. E a me per Mia. È chiaro che nessuna delle due l'accetterebbe mai. E che cosa facciamo?
Non lo so, ma non pensiamoci adesso. Pronto? Ciao, papino. Ciao, amore mio. Come stai, tesoro? Bene? Bene, tutto bene. Ah, ottimo. Ho saputo che sei innamorato e volevo dirti che ne sono molto felice. Che bello che sei felice per me. In realtà mi toglie un grande peso dal cuore, lo sai? Senti, e ha figli? No, 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 no. Figurati se ha figli, no, no. Come si chiama? Si chiama... Monica. Ma che nome dai? La chiamano Mickey. Ah, che bello! Sì. Voglio conoscerla. Organizziamo una cena, papà, per favore. Una cena? Ma dai, amore mio, ti annoieresti cenare con Mickey con me? Ma che noia, dai. No, no, hai ragione tu. Meglio non andare a cena, anche perché, se non sbaglio, è meglio che Mickey sia lontana dalla tavola. Maritza, ti farò dimenticare Pablo. Per sempre. Ah, Gloria, mi hai portato l'aspirina? Sì, signore. Cos'ha? Mal di testa? No, sono congestionato, raffreddato, mi fa male, mi scoppia la testa. Sento i ragazzi del quarto anno che fanno baldoria nella mia testa tutto il giorno. Sì, sono davvero terribili, ma si fanno voler bene. Voglio solo che finiscano al più presto e se ne vadano per non doverli rivedere mai più. Senta... Scusi se mi intrometto, però riguardo la questione del torneo, io credo che i ragazzi avessero ragione. Non era giusto che restassero qui. Non li difendere. Fra l'altro è anche colpa tua tutto quello che è successo per il torneo. Visto il polverone che c'è stato col professore di educazione fisica. Sì, va bene, ma ora che sono di nuovo dentro, vedrà che saranno più tranquilli. Sì, mi ci voleva pure questa adesso. Il professore Andrade che non obbedisce ai miei ordini, spalleggiato e supportato da Sonia Rei e Colucci. Ci manca solo che i genitori facciano fronte comune contro di me e cerchino di sbattermi fuori. Si calmi, signore, per favore, si calmi. Prenda questa. L'unico modo per calmarmi è vedere Andrade fuori da questa scuola una volta per tutte. E con lui Spirito, Colucci, Rivarola. Rivarola, sì, ti ascolto, Rivarola. Bene, voglio denunciare di essere stata privata della mia libertà da parte delle alunne Colucci e Spirito. Cosa? Dunque, scusa, Leo ti ha baciata e tu sei scappata via. Vediamo di capirci. Leo era qui per Sol, non per me. Ma hai detto che era venuto solo per accompagnarla a prendere delle foto. Sì. Ma allora che problema c'è, Felicita? Se ti piace, esci con lui. Ha ragione, Feli. Devi smetterla di essere così insicura. Devi avere più fiducia. Sì. Ma lasciamo perdere la mia insicurezza. Io non sono la seconda scelta di nessuno, capito? Lui è venuto per Sol. Io non sono il premio di consolazione. Ma ti ha già detto che Sol non gli piace. Possiamo parlare d'altro? Sul serio, non ci capisco più niente, no, sono confusa. No, sai perché ne dobbiamo parlare? Perché devi capire come stanno le cose. Per favore. Dai, raccontatemi qualcosa, vediamo cosa hai fatto oggi, dai, parla. Niente, niente, ho fatto solo un giro. Ragazze, Sol ha portato i soldi. Di che parla? Ah, non te l'abbiamo detto? Sol ha detto che è stata lei a rubare la cassa. No, non può essere. E perché no, scusa? Ma... Alunne Colucci e Spirito, il signor Donoff vi aspetta in presidenza. Perché? Per una denuncia dell'alunna Sol Rivarola. Ora andiamo. No, ora. Sì. Ora subito, andate, sì, chiaro? Sì, ora mi andiamo. Mi sta aspettando. No, grazie, Gloria. Mi arresteranno. No, ma che dici, Mia? E che facciamo? Nega tutto, è la nostra parola contro la sua. Forza, andiamo. Sì, ma come? Nega tutto, di no, Mia. Lo sai dire di no? Come? No. Molto bene. Feli, devo uscire un momento. Dai, bevi un po' d'acqua. Va un po' meglio. Ho fatto un sogno terribile. Ho sognato che ogni volta che volevo stare con Mia, che stavo per farlo con lei, non ci riuscivo. Stai tranquillo, è stato solo un incubo. Non lo so, non era solo un incubo, è la verità, non lo capisci? Non posso più dormire tranquillo, non avrò pace se prima non racconto tutto a Mia. Ma sei impazzito? Non ti perdonerebbe mai. Tra te e Sabrina c'è stata solo quella notte. Niente di più. Dimenticala. Ma non lo vedi, Francisco? Ogni giorno mi sento peggio. E so già che prima o poi Mia lo verrà a sapere. Ma perché dovrebbe saperlo? Adesso tu ti calmi e vedrai che riuscirai a superare questo momento e senza più pensare a Sabrina. Hai bisogno solo di tempo. Che succede?
Niente che ti riguardi, puoi uscire, è una cosa personale. Scusa tanto, ma questa è anche camera mia. In più io sono amico di Manuel da molto prima di te. E allora resta. Ehi, che vi succede? Non succede niente. Quindi voi due siete pronte a smentire decisamente le accuse della signorina Rivarola? No. Sì. Hai detto di dire sempre di no e adesso la smentiamo. Scusate, vi mettete d'accordo? No, è che si è confusa, ha detto no perché no. Quella di Sol è una bugia, no. Io ho detto di sì perché sì, non è la verità. E Sol infatti non è qui. Non c'è perché io l'ho autorizzata a restare in camera di Belen finché non si sarà chiarita questa vergognosa faccenda. Ah certo, allora io racconto bugie e invece di castigarmi mi danno la mattina libera. Funziona così adesso? Spirito! Evidentemente è ancora troppo presto per lei per riuscire a ragionare come si deve, no? E ricordatevi di quello che avete fatto ieri. Avete a disposizione un paio d'ore di tempo per ripensarci e tornare più tardi a dirmi la verità, eh? Signor Dunuff. Andrate. Sì. Permesso? Sì, avanti. Signorine, ritiratevi e pensate molto bene a quello che avete da dire. Non c'è niente a cui pensare, confermiamo tutto. Andiamo, Mia. No. No. Problemi con le ragazze del quarto, signore? Sì. Problemi che non intendo condividere con lei, eh? Sì, signore. L'ho convocata qui da me, Andrade, per chiederle di invitare il suo amico Riccardo Eccemendi a tenere una lezione d'arte oggi. Oggi? Ma proprio oggi? È quello che ha capito. Sì, sì, non c'è problema, Dunuff. Ah, c'è problema. Lo chiamo oggi stesso per farlo venire nella mia ora. Stia tranquillo, non si può. Hai visto? Bello, ma l'agenzia ha gli MP3 che ci dì? Sì, legge tutto. Ti piace? Sì, ma quanto vuoi? 200. Ci posso pensare e poi ti dico, bene? Ok, d'accordo. Per qualunque cosa chiamami. Qualunque cosa, trovo di tutto. Sì. Ciao. Che dici di raccontarmi un po' che cosa vi siete detti con Vivo, eh? Ma tu non lo capisci proprio quando è il momento di stare zitta, sì? No, va bene, no, ok, ma non mi sgridare, no, almeno l'abbiamo scampata. Sì, ce l'abbiamo fatta per ora, sì, allora, per ora. Scampata? Per ora? Ora dobbiamo fare in modo che Sol ritiri la denuncia. E come pensi di fare? Non lo so. Ci sono! Cosa? Ci sono! Leo non ha detto che Sol aveva fatto da modella? Io so che i suoi genitori sono contrari. No, la distruggeranno, se sì, lo scoprono alla fine. Hai avuto un'idea? Dobbiamo prendere sì, quelle foto per ricattarla e farle ritirare la denuncia. Sì, va bene, ma come facciamo? Non lo so. No. No, non guardatemi, io non ci voglio entrare in questa storia. Feli, Feli, non devi fare niente. Devi solo dire a Leo di ritirare le foto e dartele. Quello che gli ho fatto, non posso, mi vergogno. Un camion di caramelle, Feli. Non sei carina, Maritza. Scusa, però... No! Aspetta, per ora è una buona idea. Tu non hai il numero di Leo? Sì. Bene, dammelo. Perché? Dammelo. Abbiamo mangiato in un ristorante fenomenale. E mica come i poveracci che fanno solo il brindisi alla fine con lo champagne. No, noi sì, l'abbiamo bevuto per tutta buono, la sera. Però adesso ed era basta, davvero buonissimo. È da ieri sera che continui a parlare. Indovinate, non ne posso più. Quanto sono piaciuto a tutta la famiglia? Mi sarebbe pure piaciuto, ma ti stai mettendo nei guai. Devi fare attenzione. No, io con Agustina ci sto e la lascio quando mi pare, E se non ti molla più lei? Poi vedremo. Ehi, che ti prendi? Le mie cose non ci sono. Ragazzi, però ci sono le foto. Ragazzi, abbiamo un'emergenza da risolvere. Hai i soldi? Sì, tranquilla, ecco. Tieni. Dammeli. Ecco. E quello che mi hai detto? Che puoi trovare qualunque cosa? È vero? Sì, sì, trovo quello che vuoi. Vuoi qualcosa? Sì, un lettore DVD multiplayer. No, no, è troppo grande, non posso portarlo qui. Non importa, dimmi solo dove e vengo a prenderlo io, tranquilla. Va bene, d'accordo. Allora ti faccio sapere. Grazie. Guarda, questo grazie ai tuoi 200 bigliettoni. Sì, ma te li ho dati perché tu mi facessi un piacere, eh? Tranquillo. Le ho già chiesto il lettore DVD, ti serve altro? Quando ti dice il posto in cui ritirarlo, mi avvisi, va bene? D'accordo, questo lo tengo io, no? Sì. Bene. Non ho nessuna possibilità, lo so già. Ciao, amore mio. Come stai, amore mio? Che bello sei arrivata. Sono disperato. Mi sto scervellando. No, amore, devi stare tranquillo perché ho una soluzione per la cena di presentazione. Ti prego, con non mia. Illudermi. Sì, ce l'ho davvero. Non c'è nessuna soluzione. Soluzione. Ho deciso che sì, arrivando. Invece le ti dico che sì. È una riunione e che non posso. Ah, e domani che e cosa domani, dirai? Non lo so, inventerò qualcosa, che ho la febbre, che non posso e andarci. Poi? E poi... Niente, amore, non puoi continuare a rimandare la cena. Lo so che capisci? Hai ragione, ma no. Che posso fare? Tu hai ragione, ma io non so più che cosa fare. Bene, oggi stesso ti presento Mickey. Ma quella di Mickey è una scemenza, Mickey. Mickey, ma chi è Mickey? Non esiste. Mickey!
Franco! Pronto? Pronto, Manuel. Ciao, Sabrina, che c'è? Devo parlarti urgentemente. Riguarda la band? No, 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 non posso parlarne per telefono, dobbiamo vederci. Puoi passare a casa mia? Oggi? Sì, sì, per favore, ma non dire niente a nessuno, d'accordo? Amore, amore, non sai che ha fatto quella bionda slavata? È mia? Con chi parli? Sì. Con chi parli? Non dirle che stai parlando con me, per favore. Ma chi è? Chi ne sa? Un amico del Messico. Va bene, allora ci vediamo oggi pomeriggio, ciao. È uno di quelli che ho conosciuto no, anch'io. No, no, no. Ah. Questo vive negli Stati Uniti. Perché non ceniamo insieme allora? No, no, perché... perché, ecco, è solo di passaggio, è diretto in Cile e ha perso il volo, così gli ho promesso che passo a salutarlo in aeroporto. Io a mezzogiorno ho anche il pranzo con mio padre e la sua fidanzata. Ma se vuoi posso rimandare, però. No, 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 amore, no, no. Non puoi rimandare una cosa così importante per accompagnarmi a salutare uno che nemmeno conosci. Hai ragione, è da stamattina che penso a quella grassona. Bene, lo vedi? Questa è una cosa troppo importante per te. Devi affrontare questa situazione il prima possibile. Io ci metterò un attimo, non ti preoccupare. Amore, quando sono con te mi dimentico di tutto il resto. Ti amo. Aguirre e Colucci, piantatela ed entrate in classe. La lezione sì, già sì, iniziata. Subito. E voi che avete da guardare, eh? In classe, subito! Appena arriva Pablo con i libri, iniziamo con i riassunti. Dobbiamo okay? scrivere a lettere belle grandi, così sì. il tipo riesce a leggere. Di chi state parlando? Scusate, sì, un'urgenza. Di chi state parlando? Dell'amico di Andrade, farà sì, la lezione oggi. Oggi? Ma perché? Sì, che cosa è successo? Si è saltata la copertura e ora Dunov vuole che Riccardo tenga una lezione per smascherarlo. Sì. Oh no, no. E adesso? Ragazzi, no, no, ragazzi, non preoccupatevi, adesso... è tutto a posto. Ho trovato tutti questi in biblioteca. Fantastico. Ma non posso studiarmi tutto non questo. Non preoccupatevi, non dovrai farlo, Mia. Dobbiamo solo fare dei riassunti. Ah, è solo un argomento. Ragazzi, tutto bene? Tutto perfetto. Ehi, guarda, la grande, ecco qui i libri. Che ci fate? Li prende? In classe, subito. Sì, arriviamo. Ragazzi, questi... Basta! Tieni, distribuisci i libri. Io butto la spazzatura che c'è sul mio banco. Aspetta. Caffè, guarda! Un altro regalo della fidanzatina. Strano, no? Speriamo che sia una videocamera, una professionale sì, magari. No. Sì. Non mi sembra proprio. Proprio una videocamera. Come no, eh? Che carino. Delizioso. La tua cartellina era un po' rovinata. Così l'ho foderata con tutto il mio amore. No, un bacio. Ma guarda che ti ha fatto. Agostina. Non ci credo. No, no, ma che cos'è? E ora che le dico? Guarda che rosa. Non è possibile. È incredibile, davvero. Ci deve essere un errore. Ah, e così ti piacciono le piume, la pelle. Sai che a casa ho una pelliccia di volpe che ti potrebbe volpe, interessare. Volpe, tienitela, tienitela, maiale. Non posso credere che mi ha fatto questo. No. Che c'è, che fa c'è, vedere. Che c'è, fa vedere, guarda, fa vedere, no, subito, no, forza. Però piano, per favore. Che c'è, non puoi dirmi di no. Oh, bellissima. Si ha messo anche le sue foto, che dolce. Va bene, adesso ricordo, dai. Su, ridammela. Eccola. Silenzio, silenzio ai vostri posti. Sì, 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 sì. Sì. Ragazzi, ricordatevi di riassumere tutto, ma state attenti che Hilda non se ne accorga. Dai. Bene, molto bene. Oggi iniziamo la lezione parlando della seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze. Prendete un foglio per gli appunti. Sì. Sì. Ah, bene. La possibilità di una rivoluzione socialista, soprattutto in alcuni settori della società... Bene. Prendendo in considerazione alcuni fattori, nel 1943... La percentuale. Allora come sto? Ah, era tanto che non ti vedevo così. Così come? Felice. Sei raggiante e carina, mentre prima è non vero. Uscivi nemmeno di casa. Non ho mai provato una cosa così. È per questo. Senti, Sabrina, non voglio offenderti, ma Manuel è uscito con te solo per la band, lo sai? No. No, non è per questo, no. Ha mentito alla sua ragazza, capisci? Significa che ho ancora una possibilità. Sei sicura? Sì, che lo sono certo. Le ha mentito, capisci? Questo vuol dire che un po' gli interesso. Sì. Sì, ma che pensi di fare con la band? Gli dirai che cosa ha deciso tuo padre? No. No, per ora no. No, il gruppo è l'arma migliore che ho per riprendermelo. È quella che mi farà restare con lui per sempre. Sabrina, mi spaventi. Non ti ho mai vista così decisa. Perché non mi ero mai innamorata. Ma adesso sì, sento che lo amo. Mi ha cambiata dentro, mi sento un'altra.
Farò tutto il possibile per il bene di questa storia. Perché sono così contente? Il direttore non le ha punite. Pronto? Pronto, papà? Devi venire subito a scuola. Bene, per difendermi. Sì, ci sono due ragazze che non mi lasciano stare e il direttore le difende. No, no, ti giuro che non sto esagerando. Mi hanno sequestrata e mi hanno addirittura accusata di furto. Attento! Ma sei matto? Mi vuoi rompere lo skate? Va bene, piantala di frignare come una ragazzina. Sì, io frigno, come no. Da qua, non sai quanto ci ho messo per farmene comprare un altro e tu me lo rompi in 5 minuti. Va bene, che rottura che sei, io non ce l'ho più lo skate. Una rottura io? E io che c'entro, perché non dici a quell'idiota di Marizza di comprartene una? Frena, un momento. Un po' di rispetto per la mia futura ragazza, va bene? Prestamelo un altro po', dai. No! Dai, prestamelo ancora un po', ci facciamo solo un giro. E basta, e poi abbiamo educazione fisica, siamo già in ritardo, dai, andiamo. No, io non vengo, non vengo. Non vengo. Se continui così, ti bocciano. No, che non mi bocciano, è tutto sotto controllo. Ho un finto registro dei voti e delle assenze, quindi nessun problema. Senti, Javier, hai idea di quante assenze hai? Beh, posso farne ancora qualcuna. No, davvero, giuro che non ti capisco. Perché non vieni oggi? Perché non mi va. Voglio andare da Marizza, ho voglia di stare con lei. Dai con Marizza! Non ti è bastato farti rompere lo skate, ne ha rotti due, scemo! E allora qual è il problema? A me piace, è una ragazza speciale. Nessuna è come lei, ho voglia di rivederla. Senti, aspetta, ti interessa davvero Marizza? O vuoi solo rovinare la vita al tuo fratellastro? No, sì, certo che voglio rovinare Pablo, questo è ovvio, chiaro, certo. Va bene, e allora perché non la pianti di parlare di questa ragazza? Perché... Che ci fai qui, Maxi? Guarda, che è andato tutto a rotoli. Che significa? Che succede? Si sono accorti che non eri a scuola all'ultima ora e hanno chiamato casa tua. Ah, ma fa lo stesso. C'è la cameriera e sa già cosa deve dire. Tutto a posto. No, questa volta non ti è andata così bene. Perché? Perché non ha risposto la cameriera, ma direttamente tua madre. Cosa? Bene, Pilar. Ho fatto un capolavoro. Grazie. Mi fai passare? Guarda, Marizza, ne ho fatti due. Mi fai passare? Va bene. Non mi dici niente? Grazie, Luan. Sì, lascia di nuovo quella spazzatura sul mio banco e te la faccio ingoiare, va bene? E adesso, Aria, vai! Dai, vieni. Tutto bene? Sì, guarda, ci siamo, abbiamo tutto. Di al tuo amico che deve studiare tutto questo e poi lo aiuteremo noi. Va bene, e tu pensi che così riusciremo a convincerlo? Ovvio, fidati di noi. Sappiamo esattamente cosa facciamo. Va bene, digli solo di studiare. Marizza, è qui. È arrivato. È arrivato. Che facciamo? Lo diciamo a Fanny? No, noi abbiamo iniziato e noi la finiamo questa storia. Ma come? Che lo facciamo mentre andiamo? Sei sicura? Certo, sì. Ah, ma che carine quelle piume. Ah, non ne posso più. Quella ragazza sta esagerando. Ti sta bene, te la sei cercata. Te l'avevo detto di non uscire con la ricciosa. Ok, basta. La lascio. Ah, la lasci? Ciao, amore, ti è piaciuto il regalo? A proposito del regalo, volevo dirti... aspetta, non sai quanto sei piaciuto a mio padre? Sì. E anche a mia madre. Ma quelle cartelline... No, aspetta, un'altra cosa, tu ce l'hai la patente? Perché? Che c'entra? Perché papà vorrebbe darti una macchina per quando usciamo. Sai com'è fatto? Non gli piace che io vada da sola sulla metro o sul treno. Una macchina? Sì. Cosa volevi dirmi della cartellina? Una macchina, le cartelline. Fantastiche le cartelline. Senti, la macchina è quella dell'azienda, di quelle straniere. Sì, ma che ne so io? Una macchina! Una macchina! Una macchina! Ascolta, tu sai cosa è successo tra Diego e Marizza? Non lo so, devi scoprirlo. Leo, come stai? Bene? Lei è Marizza, amica mia e di Feli. Sì, sì, ti ho chiamato io. Ah, ho capito. Feli non viene? No, ecco, Feli non poteva proprio venire a parlarti, no. Ma ha detto che aveva qualcosa da dirmi. Esatto. Sì, ma alla fine si vergognava, quindi ci ha dato un messaggio e noi dobbiamo riferirlo a te. Va bene. Cosa voleva dirmi? Ecco, ha detto che se tu le porti le foto che ha fatto Sol, lei uscirà con te. Ma non capisco cosa c'entri una cosa con l'altra. No, c'entra né come. Sarebbe una vera dimostrazione d'amore, capisci? È semplice. Capisci? Devi dimostrarle che a te Sol non piace più. Ma io già gliel'ho detto. Appunto, ma ora glielo devi anche dimostrare. È fondamentale. Certo. Non lo so, mi sembra strano. Andiamo, sì o no? Dai. No? Bene, ragazzi. Lui è Omar, il mio barbiere.
mio amico Ciao. Di sempre. Ciao. È venuto Ciao. A tenere la lezione di arte per aiutarci. Ciao ragazzi. Omar, questi sono Ciao. I ragazzi. Ciao. Ciao. Vi ringrazio per i riassunti che avete preparato. Purtroppo ho potuto leggerli al volo mentre voi eravate in pausa. No, non si preoccupi, perché abbiamo preparato dei cartelli per suggerirle, così può leggerli da lì. Avevo detto, sono ragazzi fantastici. Ci daranno una mano. Bene, bene, grazie. Mm. Buongiorno. 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 Tutto bene? Sì, grazie. Vuoi l'acqua? Il signor Riccardo Eciamendi. Signor molto Dolph. Piacere. Piacere. Scusate, eravamo in bagno. Sì, al bagno, sì. Bene, prendete posto. Il signor Riccardo Eciamendi, non lei, ma l'altro, mi ha chiesto di essere presente alla sua quindi lezione. Quindi lui non ci sarà? No, infatti ci sarò io a fare le sue veci. Di che cosa ci parlerà il signor Eciamendi? Diglielo. Mi scusi, se non le dispiace vorrei registrare la sua lezione. Sì, vuole registrare la lezione? Ecco, no, fatto. Non c'è problema. Se viene pubblicata non c'è Bene. Problema, Riccardo. Di che cosa ci parlerà il signor Eciamendi? Bene. Digli di che cosa parlerai, Riccardo. Mi scusi, ma si sente bene, signor sì, Eciamendi? Sto molto bene. Allora, l'argomento che ho scelto per oggi è il cubanismo. Scusi, ma ci sta prendendo in giro? No. Che cos'è no. il cubanismo? No, il cubismo, mi scusi, volevo dire. Sai, non fa altro che stare nei musei tutto il giorno sono senza contare che questo genere plastico. Di cose. Bene, il cubismo è... Io. Il cubismo è un movimento artistico che si è sviluppato all'inizio degli anni 20, no? Che riduce l'espressione primaria del volume, no? Esatto. Giusto, no? Dando vita alla figura geometrica. Giusto. Appunto, alla figura geometrica, molto bene. Bene ragazzi, l'ora è finita. Sì, l'ora è finita. Vi ringrazio molto di aver prestato tanta attenzione. Un applauso per Riccardo. Bravo, sì. Grazie. Molte grazie, siete troppo buoni. Come le è sembrata la lezione? Sentiamo il direttore. No, sono realmente colpito. Anch'io emozionato, sì. Emozionato, Bene. Davvero. Sì. Bene. Vi ringrazio molto, ma adesso devo proprio andare. Prima di andarsene, potrebbe, per cortesia, darmi un suo documento? Ah, sì, dagli il documento. Riccardo, per Grazie. Favore. Sì, sì, come no. Oh. Ma è davvero impressionante. Impressionante. Riccardo Incredibile, veramente impressionante. Bene. Direi, sì. Bene, dopo aver assistito a questa lezione magistrale sì. e visto il documento, non ho più alcun dubbio. Esatto. Il signor Riccardo Eciamendi. Allora adesso può andare, sì, sì, è vero? Sì. È evidente che questo non ha... No, ma è ovvio. È stato solo un malinteso. Un esattamente. Malinteso. Sì. Mi crede ora? Mi crede adesso? Grazie. Sul serio, moltissime grazie. Ecco, non l'avrei mai detto. No, ma che sta facendo? No, mi permetta. Guardi, facciamo... Ecco, è la cosa più giusta da fare. Molto bene. Signore Eciamendi, la ringrazio di nuovo. Grazie ragazzi, proseguite. Sì, arrivederci. A presto. Sì. Arrivederci. È stata davvero una bella lezione, davvero. È molto bella, sì. Sei stato bravissimo. Sì, sì. Oh, grazie. La cosa più importante è che siamo riusciti ad aiutare Ottavio, no? Sì. Questo sì che è un amico. Devo tornare al negozio. Va bene, buona fortuna ciao, a tutti. Grazie, a presto. Grazie. Bella camicia, davvero. Ascolta, senti una cosa. Cosa? Va a chiedere a Diego come va. Ma proprio adesso, scusa, sì, ma non... forza, no. Vai, dai. Bravo. Sì. Sì, è incredibile, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Il mio paese non funziona. Ragazzi, grazie infinite. Senza il vostro aiuto non so che sarebbe successo. Vi giuro che me ne ricorderò per tutta la vita. No, te lo meriti. È stato un piacere, davvero. No, grazie veramente, lo dico sul serio. Beh, ora che ci siete quasi tutti, vi devo chiedere qualcosa. Impegnatevi negli allenamenti, per favore. No, per favore, non cominciare anche tu come Blast, che ci sta Pablo, sempre Pablo, da te non me l'aspettavo. La motivazione dipende da voi, no? Non devo certo obbligarvi.
Perché non vi organizzate da soli? Che problema c'è? Sì, ha ragione, dobbiamo allenarci. Andate da me. No, no, dai. Io oggi non posso. Perché non puoi? È perché devo vedere un amico. Abbiamo appena detto che ci andiamo. Oggi non posso, Pablo. Calma, calma, calma. Tu adesso va dove devi andare, ok? Però sì. Dopo ti farai dire cosa hanno organizzato per l'allenamento. Sì, certo. Eh? Ok. Okay? Aspetta. Bene, non perdiamo tempo, ragazzi. Andiamo, andiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa? Che fai? Dove stai andando? Devo vedermi con Sabrina. E perché non me l'hai detto prima? Perché non voglio che si sappia, forse è un problema con la produzione. No, fermo, aspetta. Non dirmi che è andato tutto a rotoli per colpa di mio padre. Ancora non lo so, magari è per tutt'altro. Va bene, allora vai e cerca di... Non dire forza. Niente alle ragazze. Non preoccuparti, va bene, vai. Grazie. Pablo, Pablo, so cosa è successo fra Marizia allora? E... Allora? Sembra che lui l'abbia tradita. No, sono serio. Ti piace vederla no, soffrire? No, non è vero. Sì, ecco, ti piace. Sì, però no, mi piace perché... Diego mi ha aiutato. Ah, certo. Ora non si rimettono insieme di sicuro. Ah, sei contento adesso, eh? Sei cattivo, Feli? Sì, Gloria? Qualcuno ti aspetta nell'atrio. Chi, mia madre? No, Leo. Leo? Leo, lo stesso che è venuto a cercare Sol qualche giorno fa. Cerca, solo Feli, ha detto solo Feli. Ha detto Feli? Ha detto Feli. Ti voglio bene, grazie. Ciao, come stai? Ciao. Tutto bene? Scusa se l'altro giorno sono andata via così, ma... Non devi spiegarmi niente. Bene. E non mandarmi più messaggi attraverso le tue amiche. Tieni. Quale messaggio? Cos'è questo? La prova che mi hai chiesto. Prova di cosa? Dell'idiota che sono. Ciao. No, no, ciao, Leo! Non capisco che cosa ho sbagliato adesso. Più tranquillo? Sì, sì, sì. Sì, Marizia, sì, va meglio. Sono più tranquillo. Senti, posso... Mettiti comoda. Sì. Posso chiederti una cosa? Certo. Ti ringrazio davvero tanto per quello di che niente. Stai facendo per me, Marizia. Ma tu per convincere i tuoi compagni ad aiutarmi in questa storia, sì. Gli hai raccontato tutto? Tutto? Sentiamo, tutto. Tutto cosa? Quello che ti Che detto. Non sei un professore e che non ti chiami Ottavio. Che hai un segreto che non puoi rivelare. È questo tutto? Non ho detto niente, perché non sono una spiona. Lo sapevo che non mi avresti tradito. Quindi è tutto a posto? Sì. Non sai quanto ti sono grato per aver convinto i ragazzi ad aiutarmi. L'ho fatto solo davvero? Perché ci hai aiutato con la storia del torneo. No, no, l'importante è quello che hai fatto tu. Non sai che valore abbia questo per me. Perché? Ecco... Perché tu non mi sopportavi per niente e mi attaccavi sempre. Ma che dici? Eri tu che mi perseguitavi tutto cosa? Il tempo. Cosa? Io ti perseguitavo? Sempre. Pensavo perfino che volessi provare. Cosa? Provarci sì, con te? Sì. Ma per favore, sono un uomo adulto. Io sono uscita con uomini anche più grandi cosa? Di te. Li portavo fuori dallo spiccio, a passeggio, a fare un chinetto, in piazza, io parlavo, parlavo dell'altezza, non di sì, altro. Certo. Ma che peccato per tuo padre. Chi? Tuo papà, no? Quante cose si perde stando così lontano, non ti vede crescere. Beh, no? Per questo fortuna, volevo dire. A mio padre non interessa. Non dire così. E invece sì, non sai così. Che cosa è successo. Che c'è? Ti si è rotta un'unghia. No, 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 è arrivato il padre di Sol. Scusate, c'è qualche problema? No, 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 no. Non conosci il padre di Sol? È uno sballo e ogni volta che viene qui sì. Stiamo un po' insieme. È troppo simpatico. Dai. Andiamo a salutarlo. Che stai facendo? Che fa? Controllo le sue cose. Sono le mie cose e tu non hai il diritto. Sono il suo insegnante, non devo chiedere il permesso a nessuno per controllare, va bene? Va bene. Tanto il racconto non è lì e nemmeno nell'armadio. So che ci hai guardato. Ma che dice? Quell'armadio? Ah no? Allora mi dici perché ho trovato tutto per aria? Non mi importa quello che pensa Linares, io non c'entro. E del suo racconto mi interessa molto poco il processo creativo. Alla scuola interessa solo vincere un premio e basta. Questo mi tranquillizza. Appena termino il racconto te lo mostro. Sai una cosa? Sto scrivendo una storia accaduta realmente. Ed è esclusivamente ispirata a te. Ragazze, ma che volete sapere? Si hanno bevuto tè o caffè? No, per favore. No, vogliamo solo sapere se il signor Rivalora era tranquillo o agitato. Direi che assomiglia ad una pentola a pressione, ma peggio. Soddisfatte? Okay. Permesso? Ora devo okay. andare. Ciao, grazie. Oh no, è la fine, mi uccideranno, mi arresteranno e poi mi uccideranno. Ti calmi o ti calmo io? Non ci riesco, non ci riesco. Che cosa pensi di raccontare a quei due? Vediamo tutto, Mia, e basta. Ma non possiamo. Prima, come? Continuiamo a negare. Che cos'è questo? Che cos'è? Oh, la nostra salvezza. Troveremo un accordo.
Insomma, signorine, vi pare questo il modo di entrare? Sono loro, papà, quelle che mi hanno sequestrata e mi hanno accusata. Spero allora che siate qui per scusarvi. Mitre, tu non hai nessun motivo per essere qui. No, è il nostro testimone. Mitre, resta con noi. Ma che dite? Mi scusi, signor Rivarola, questo è inammissibile. Prenderò le dovute misure. Senta, Dunov, io le ho sempre chiesto di fare attenzione a mia figlia. Sì, sì, ma ora mi rendo conto che la vittima è lei. Com'è possibile questo? Si calmi, per favore. No. Non intendo proprio calmarmi assolutamente. Non sono qui per fare uno scandalo, ma... volevo solo capire la situazione, ecco, ma ora mi rendo conto che la realtà supera l'immaginazione. Voglio sapere come siete potute arrivare a tanto. Non hai sentito che noi non c'entriamo niente? Bugiarde, sono degli ipocriti. Ti sei inventata il sequestro per coprire quello che fai davvero che quando scappi sentiamo da scuola? Che ti sei inventata adesso? Un momento, che prego, vuoi dire? Lo scopra lei stesso, guardi. Ecco che cosa fa sua figlia quando dice di essere stata sequestrata. Fatto per un book, anche se per me non ha nessun futuro, vero? Ma non vedi che non fai altro che raccontare storie? Ma te ne rendi conto? È sempre per questa tua fissazione. No, te lo giuro, davvero. Chiudi la bocca. Ti giuro che ti posso spiegare tutto, sul chiudi serio. Chiudi la bocca. Fili, tu sei mia amica, perché non gli racconti la verità? Dai, digliela, dai. No, il mio amore non lo farebbe mai. Chiedo scusa, amore, ha detto amore. È un modo di dire, una cosa tra loro. Loro si capiscono. Signor Dunov, prego. Se non le dispiace, vorrei fare due chiacchiere da solo con mia figlia. No, nessun problema. Faccia pure. Un modo di dire, ma chi vuol dire? Colucce! Tieni, dai, forza. Questo è l'indirizzo, lì trovi il lettore DVD che mi hai chiesto. Fantastico. Porta i soldi. Grazie. Dillo ai tuoi amici. Sì, sta tranquilla. Allora, tutto a posto? Affare fatto? Tranquillo, sì. Certo che è davvero incredibile, sai. Quella ragazza trova qualunque cosa. Ehi, tu di questa storia non devi parlarne con nessuno, eh? Sta tranquillo, è che mi fa un po' pena, sai. Povera ragazza, deve essere in casini seri. Vuoi che ci vada io? Preferisco di no, eh? Come vuoi. Che nascondeva quel lupo travestito d'agnello? Quale segreto lo perseguitava? Blas non si fidava di nessuno. Che succede? Che l'abbiamo distrutta! Spiega, ma non ci capisco niente! Il padre di Sol ha visto le foto della figlia, era infuriato, dovevi vedere la sua faccia! Già, sì, fortissimo. Che c'è? Che cos'hai? Blas mi ha detto che non è entrato in camera nostra. E tu gli hai creduto? Sì, lo conosco bene, era sorpreso quando gliel'ho detto. Ma se non è stato Blas, chi è stato? Non lo so, non mi viene in mente nessuno. Aspetta, fammi un po' vedere se... il mio diario segreto non c'è. Ciao. Oh, Manuel, ci hai messo tantissimo, è tanto che... Ho fatto il prima possibile, che c'è? Che succede? Niente, sono disperata. Tranquilla, si aggiusta tutto, che succede? Per la band? No, magari fosse solo questo. Stai male? No. E allora cosa c'è? Ho un ritardo di 10 giorni. Estar libre.